Ciao, sono Roberto Ricci, siamo qua per presentarvi le nuove ali della linea kiteboarding RD di quest'anno. Iniziamo con il Passion, il kite per fare freeride, il kite per tutti coloro che vogliono divertirsi in libertà, avendo un'ala molto istintiva, molto semplice da montare, molto semplice da utilizzare in generale, e che è disponibile nelle taglie 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Qui abbiamo il Passion 11, il nuovo Passion che è disponibile dal mese di settembre 2010. Il nuovo Passion è un'ala che è stata completamente disegnata rispetto a quella dell'anno scorso, un'ala che ha un leading edge molto più aperto rispetto al Passion del 2010, e quindi è un'ala che comunque mantiene inalterate le caratteristiche di accessibilità al kite da freeride, un'ala che parte dall'acqua molto velocemente, ma grazie al nuovo sistema di quattro pulleys, quattro carrucole praticamente, che vedete qua, il nuovo bridle che ha quattro carrucole, abbiamo dato alla barra una sensazione di controllo più, cioè controllo più diretto dell'ala. Il fatto che il lineaggio sia così aperto ha permesso proprio di incrementare molto quello che è la superficie proiettata del kite, quindi a parità di superficie rispetto allo scorso anno abbiamo delle ali che hanno un range di utilizzo più grande, quindi anche in situazioni di sopraimvelatura riesco a tenere molto meglio la vela in acqua. Questo soprattutto per il fatto che il bridle è così lungo e così trimmato con due carrucole, e soprattutto per il fatto che abbiamo aumentato il diametro dei leading edge, quindi un diametro superiore che dà all'ala una rigidità migliore, quindi una stabilità ancora superiore rispetto a quella dello scorso anno. Questo è l'Obsession MK3, la terza versione dell'Obsession da quando è nato praticamente. Il kite Obsession è conosciuto come il kite di riferimento nel panorama dei kite da freestyle, freeride di questi ultimi tempi, è il kite di riferimento della nostra collezione. L'Obsession di quest'anno vede il grande cambiamento soprattutto nella zona tips, cioè nella zona in cui ho gli attacchi posteriori. Come vedete il tip del kite è stato fatto con un pannello unico, e questo permette di avere un tip che è molto più morbido, quindi un tip che si svergola, va a destra e a sinistra in maniera molto più facile. Questo dà la possibilità, insieme agli attacchi così rigidi delle backline, di avere un kite ancora più maneggevole, ancora più rotondo sui kite loops, quindi un kite che permette di effettuare manovre sia sganciato che non sganciato in maniera più agevole, e di non avere mai un kite che si impunta, diciamo, in fase di rotazione. Tutto poi è stata migliorata ancora la zona del leading edge nella parte centrale, che in corrispondenza con un trailing edge completamente in dacron quest'anno ottengo una superficie leading edge, vuol dire profilo d'attacco, trailing edge profilo di uscita, ho una superficie veramente molto molto rigida sia in entrata che in uscita. Questo permette al kite di penetrare in finestra leggermente di più, quindi andare ancora sempre più a bordo finestra, e un kite che può avere più potenza perché automaticamente, andando più a bordo finestra, posso anche aumentare la sua depotenziabilità, quindi ho aumentato leggermente la potenza per l'inizio planata, length time, e al contempo la morbidezza per farlo scaricare. L'altra caratteristica, che è poi la caratteristica di tutti gli Obsession da ricordare, è che i backlines, quindi gli attacchi posteriori, sono diretti sul tip, e gli attacchi anteriori hanno un mini bridle, che è un bridle, ovviamente il bridle più corto della produzione mondiale del kite, è un bridle veramente iper ridotto, con una caracolina sul tip che migliora il posizionamento della barra e la precisione della barra quando sono soprattutto sganciato, e questo bridle settato in questa maniera non si andrà mai a grovigliare perché è più corto di qualsiasi stecca, quindi non si andrà mai a grovigliare dall'altra parte. Questa è la grande sicurezza per la performance del kite, quindi un kite ancora leggermente più migliorato, trimmato in maniera esemplare, quindi un kite sicuramente che darà delle grandissime soddisfazioni a tutti i riders che amano già l'Obsession. Parliamo qui del Religion. L'RD Religion è il kite per il wave, un programma espressamente creato per i fanatici, gli amanti delle onde. Un kite senza compromessi. Il disegno dell'aquilone è tutto quanto orientato a maneggevolezza e volo molto arretrato in finestra. Questo perché? Perché
insieme al nostro rider di punta, Bellago, che nel wave ha una grande esperienza, abbiamo voluto cercare di creare un kite che volasse molto arretrato in finestre. Cioè, questo vuol dire che anche se vado a fare wave riding in situazioni di onshore o sideshore, l'aquilone resta comunque in una zona in cui, quando mi ci avvicino, perché il problema di fare wave è cos'è? Fare bottom turn mi avvicina al kite, quindi allento la tensione delle linee posteriori, e se il kite va troppo in finestra mi cade. Quindi se rimane dietro, il kite ha comunque un po' di tensione e riesce comunque a volare e a permettermi di eseguire le mie manovre sulle onde. La caratteristica importantissima, il leading edge dell'ala è molto molto grande, molto spesso e molto chiuso e corto, e la distanza tra la stecca centrale, quindi da qui fino al tip, è la più corta di tutti i nostri, quindi un kite molto compatto, riesce a cadere in acqua quando perdo completamente il controllo e ripartire quasi da solo. Salve, sono Bertolt Castelletti, il designer RRD. Questi sono i nostri prodotti 2011 presentati qui a San Teodoro. In particolare parliamo della Diction, nuova vela race disegnata e progettata proprio per il racing. Caratteristiche principali sono sicuramente la bolina e la velocità di rotazione. Oggi siamo stati attenti al peso e alle dimensioni in modo tale da riuscire ad avere veramente quello che serve per poter avere la vela bilanciata in tutte le misure. Su questa vela abbiamo il one pump, sempre con la possibilità di poter chiudere tutte le stecche. C'è un nuovo sistema di bridle con il pulley anche nella parte bassa del tip, questo per poter riuscire a bilanciare la vela, e siccome ha un arco molto grande di leading edge da tenerla sempre in pressione in ogni condizione di barra, se scarico o carico. Questa è la nuova barra, il nuovo gioiellino che abbiamo messo a punto quest'anno 2011, spronati tantissimo dal magazine tedesco dove fanno i test delle barre e degli sganci rapidi. Il carico che ci vuole per sganciare questo quick release in condizioni di 200 kg di carico sul kite, in media tutti quanti abbiamo bisogno in passato dagli 8 ai 20 kg con una trazione di 200 kg. Quest'anno siamo riusciti a mettere a punto questo nuovo sgancio dove ci vogliono appena dai 3 ai 4 kg per sganciare con 200 kg di carico sulla barra. Questo si è avuto perché abbiamo realizzato questo pin che lavora al contrario rispetto a tutti gli altri, come abbiamo fatto in passato, per cui bastano soltanto 4 kg per poter attivare questo sistema che dopo solo un centimetro di apertura continua ad aprirsi da solo sotto trazione. Viceversa, negli anni scorsi i 10, 15 kg, 20 kg che ci volevano a 200 kg, bisogna applicare questa forza per tutte e 3 cm del pin. In più abbiamo questo nuovo tubo che è doppia camera, per cui all'interno passano sia il leash, safety leash, e questo qui rimane come anello per handle pass leash, dove il kite non va in sicura. Pertanto non abbiamo più la sicura che può dar problemi al kite, e quindi ci sei concentrato direttamente sulla barra, non hai più niente che ti passa intorno. Il nuovo sistema è del The Power, si posiziona a 2,5 metri, per cui non c'è più niente qui sopra. Questo è stato realizzato proprio per poter avere il leash sempre in tensione, cioè il cavetto del leash non va mai in bando in qualsiasi posizione tu abbia il The Power, lui è sempre in trazione proprio perché è bilanciato, lavora su tutto il sistema. E in più c'è la nuova barra e il sistema del chicken loop è fatto in modo che si incastra all'interno in modo tale che quando si va sganciati hai sempre il chicken loop pronto per poter riagganciare al trapezio. E questo è quanto, da San Teodoro è tutto, ciao!